riguarda 135.000 camici bianchi del Servizio Sanitario Nazionale, 120.063 medici e 14.573 dirigenti sanitari non medici, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, giunto finalmente al traguardo della sottoscrizione definitiva tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. In base all'intesa raggiunta il 28 settembre scorso, dopo 7 mesi di trattative, nel nuovo contratto si prevede un aumento dello stipendio pari a 289 euro lordi al mese in più per 13 mensilità e fino a 10.000 euro di arretrati pro capite, ma anche percorsi di carriera ed un netto miglioramento delle condizioni di lavoro, a partire dallo stop all'orario illimitato e dalle ore in più non pagate. Un passo avanti importante, secondo il vicepresidente della FNOMCEO Giovanni Leoni, per rendere più attrattiva la professione medica. La tornata contrattuale per i medici dipendenti 2019-2021. A questo punto via libera quelle che sono le modifiche sul tabellare alla consegna degli arretrati valutabili in circa 10.000 euro lordi, però quasi al 50% di tasse, e anche sulle 150, 200, 300 euro mensili, anche quelle però ovviamente al lordo. Però sicuramente è un punto importante per quanto riguarda la parte normativa, con una limitazione di quelle che sono le guardie e le pronte disponibilità, delle posizioni chiare per quanto riguarda l'orario di lavoro, il riconoscimento anche per quanto riguarda la necessità di fare un adeguato aggiornamento professionale, dei punti fermi anche per quanto riguarda la copertura assicurativa e soprattutto la copertura legale e la possibilità del medico di potersi scegliere anche un consulente di sua fiducia. Tutto questo dopo lunghe trattative. Si ripartirà subito dopo per quanto riguarda il contratto 2022-2024 che scadrà alla fine entro quest'anno. Quindi, visto anche le ultime uscite del ministro Zangrillo che ha affermato di voler mettere la sanità al primo posto per quanto riguarda le necessità nazionali, si auspica che la problematica degli infermieri, dei medici, degli operatori abbia una prevalenza per quanto riguarda tutti quanti i contratti del pubblico impiego. Questo per poter rispettare e recuperare qualcosa su quella che è la tabella cronometrica per quanto riguarda poi l'evoluzione di tutti quanti i contratti. Una buona notizia per far tornare, si spera, un po' più attrattivo il sistema sanitario nazionale dal punto di vista della dipendenza, vista la disaffezione anche recente per quanto riguarda i posti in specialità, che sono stati anche rifiutati, in particolare poi tutte quante le branche collegate ad emergenza e urgenza. Questo è un dramma, è una grave problematica per quanto riguarda la necessità di incentivare con una rivalutazione importante dal punto di vista contrattuale tutte quante le aree che alla fine non hanno nella libera professione un ristoro, un compenso di quelli che sono gli stipendi comunque ai minimi livelli in Europa.